Io sono Isabella Aragonese e sto leggendo La ragazza con l'orecchino di perla di Tracy Chevalier per Emons Audiolibri. Il viso della donna sembrava un piatto da portata ovale, a tratti scintillante, a tratti opaco. Gli occhi erano due bottoni d'un colore castano chiaro che ben di rado avevo visto accompagnarsi a capelli biondi. Si sforzava di guardarmi fisso, ma non riusciva a fermare l'attenzione su di me perché i suoi occhi guizzavano qua e là per la stanza. Questa è la ragazza, allora, disse all'improvviso. Questa è mia figlia Grit, replicò mia madre. Ciao Isabella, ci incontriamo per la seconda volta in sala di registrazione. L'ultima ti avevamo lasciato con la zia Marchesa di Simonetta e Agnello Corby. E questa volta invece ti troviamo appunto in Olanda, nel 600, tra le pagine di uno dei romanzi di maggior successo della letteratura contemporanea. E questo romanzo appunto deriva dalla sua storia, anche se di totale invenzione, gran parte del suo fascino. Dal dipinto di Vermeer, che si dice essere il suo più famoso e si dice addirittura il secondo più amato dopo la Gioconda. Quest'anno, tra l'altro, il quadro sarà per la prima volta, in Italia, unica data in Europa. E, che effetto fa appunto dare voce alla ragazza col turbante, il cui titolo nel romanzo della Chevalier diventa La ragazza dall'orecchino di perla? Beh, è un'impresa molto difficile perché il fascino sicuramente di questo quadro e anche della donna che rappresenta, della ragazza che rappresenta, è dato da un attimo, da un momento che viene catturato all'interno del dipinto. E in questo caso è il tentativo attraverso la lettura delle pagine di questo libro di dare voce a un quadro, quindi di raccontare tutto quello che non c'è, tutto quello che c'è stato prima e dopo questo attimo, questo istante immortalato per sempre. E quindi ho cercato di non pensare alla meraviglia di questo sguardo, di questi occhi che ci guardano. E in cui ognuno, come in ogni quadro, come appunto nella Gioconda, ognuno mette qualcosa di se stesso dentro questo sguardo, perché ognuno di noi dà un significato completamente diverso all'espressione di questi due occhi così intensi. Ho cercato di capire cosa voleva scrivere, che tipo di personaggio voleva costruire, grazie alla suggestione di questo quadro, la scrittrice, quindi un personaggio molto fresco, giovane, ma allo stesso tempo di un'intelligenza quasi istintiva, enorme. È un racconto di una ragazza giovanissima che però è anche di umili origini, che però sente l'arte e quindi questo racconto secondo me oggi è importante riproporlo, perché proprio come quando si aprono le porte di una mostra, quindi si apre al pubblico, a tutti noi, diventa un fatto popolare, sociale, osservare l'arte, così è il racconto, cioè una ragazza che sente istintivamente l'arte, non ha bisogno di averla studiata. E quindi dal modo in cui lei mette le verdure per la minestra e quindi associa i colori, noi capiamo che lei, più di chiunque altro, più dei mecenati, più dei critici d'arte, capisce il lavoro che fa Vermeer. Appunto, come dicevi tu, la giovane serva, il padrone, pittore geniale. Naturalmente questo quadro è soltanto l'elemento ispiratore di una storia, quella che alla fine è una storia d'amore, o meglio, se non d'amore, di una passione che resta inespressa in qualche modo, o quantomeno non può venire fuori in maniera esplicita, così come lo immagineremo distinto. Ecco. Un po' forse ti ci sei già avvicinata riflettendo così a braccio, ma che cosa pensi tu appunto di questa commistione tra l'arte e la letteratura, quando è l'una a ispirare l'altra? Ma sicuramente la letteratura ha la possibilità di raccontare dei lati nascosti dell'arte. Noi vediamo
diciamo, l'effetto finale in un quadro, in un dipinto, in una scultura. E il libro racconta quello che succede, come si crea, ma anche in una maniera molto artigiana che forse si è persa. Trovo bellissimo, ci sono delle pagine in cui si racconta come si fanno i colori. Noi pensiamo, ormai, soprattutto nella modernità, i colori per noi sono scontati e quindi li vai a comprare, poi mille tipi di sfumature. Invece c'è proprio il racconto nel 600 dell'utilizzo, di quanto è difficile tirare fuori un colore dalla materia. I minerali, elementi della natura, le spezie, quindi il lavoro che poi si trova a fare lei, Grit, è proprio sì, artigianale, magari materiale rispetto a quello di Vermeer, che sicuramente è più artistico, ma è fondamentale, quindi racconta anche come l'arte ha un lato molto fisico, un lato molto fatto di cose, di materiali che possiamo toccare. Ecco, raccontando, leggendo queste pagine, si ha quasi la sensazione di poter finalmente toccare un quadro, che è una cosa che non c'è permessa, ecco, forse è la cosa che anche rende, mette un po' di distanza tra noi e un quadro. In un museo a volte avresti voglia di accarezzare quei visi perché sono talmente vivi che vorresti capire di che cosa sono fatti. E sicuramente questa è una storia d'amore, ma non è una storia d'amore semplicemente tra la servetta e il pittore, ma tra la gente, le persone, il pubblico, se parliamo di arti, non so, come il teatro, il cinema, appunto, che magari mi riguardano di più, e l'arte. È una storia d'amore anche quella, perché si tratta di fare innamorare, in fondo, sempre. Il fine ultimo è quello di rapire, di affascinare, portare dentro, innamorare nel senso di portare dentro al proprio mondo le persone. E questa ragazza poco a poco entra dentro il mondo del pittore, quindi crede di amarlo. Ma la cosa bella è che rimane appunto un amore platonico, non è la realtà, perché in fondo è quello che succede a tutti noi quando ci innamoriamo di un libro, per esempio, quindi ci viene sempre più difficile, no? Come quando lasciamo un fidanzato, ci viene difficile lasciare quel libro quando finisce. Nella prima pagina l'autrice, Tracy Chevalier, appunto, usa delle similitudini bellissime per descrivere tre diverse voci. E sono, quando parla, quella di una donna, squillante come il rame lucidato, quella di un uomo, grave e cupa come il legno del tavolo su cui stavo lavorando, la voce di mia madre, appunto, dice Grit, un tegame sul fuoco, una brocca. Mi incuriosiva domandarti com'è che hai trovato tu la voce di Grit. Beh, io istintivamente ho cercato di fare una differenza tra il pensiero, perché il libro è raccontato tutto in prima persona, è Grit che racconta. Quindi lei, ho cercato di fare una differenza, di rendere netta la differenza fra la voce interiore che racconta, che è quasi più matura, più calda, è piena di emozioni, è vibrante, perché ogni volta che si avvicina a Vermeer o vive qualche sensazione o vede un quadro, quando per la prima volta entra nell'atelier di Vermeer, sono tutte emozioni fortissime che appunto vengono descritte anche con tante sinestesie quasi, no? Con quasi delle associazioni in cui un colore viene descritto con un sapore, e un sapore viene descritto con un'immagine, proprio perché forse si racconta anche un mondo in cui le cose sono tutte vicino, i sensi sono meno separati di come facciamo, di come siamo abituati a fare oggi. E invece la voce di Grit di fronte al mondo lei è un'altra persona, si avvicina, forse un po', anticipo quello che mi volevi chiedere, un po' più all'immagine cinematografica che ne è stata fatta, cioè che
purtroppo non può raccontare quello che c'è dietro, il pensiero, e quindi racconta solo l'esteriorità. Quando Grit parla con le altre persone è una ragazzina di 16-17 anni, quindi ha tutto l'imbarazzo e le paure, e la sua voce è sempre sotto, nel senso è sempre tremante. E quindi questa differenza, secondo me, poteva aiutare a creare il mistero che c'è forse nello sguardo di quel quadro, cioè l'innocenza di una ragazzina che però poi immaginiamo abbia dentro un mondo meraviglioso. Quindi dentro di sé forse Grit, quando racconta, è molto più grande, perché anche nel racconto lei ha una vita molto dura. E si trova quasi a fare all'attrice, no? Si trova quasi a dover raccontare. C'è un personaggio bellissimo che è quello del padre, che non vede più, che a suo modo è anche lui un artista, però un artista più artigianale, fa le mattonelle, quelle tipiche olandesi blu che vediamo sempre, e lei si trova a raccontare il quadro, ecco. E quindi anch'io, come Grit, forse mi sono trovata a raccontare un libro, e in fondo è sempre la stessa cosa. E quindi, con tutto l'imbarazzo che ora nel raccontarti questo libro, e invece quando mi trovo con me a pensare alla giornata, probabilmente i miei pensieri hanno anche un'altra voce, un altro respiro. Hai accennato appunto al film con Scarlett Johansson. Tu l'hai visto, ti è piaciuto, pensi che appunto anche il film in qualche modo abbia dato voce a quello che è scritto dentro il libro, oppure no? Guarda, è sempre difficile, ovviamente dico una banalità, perché penso che tutti noi, quando si vede un film tratto da un libro, è molto raro che si dica che sia meglio il film, sì, del libro, ma non per snobberia, assolutamente, per dire no, il libro è meglio, perché sì, alcuni magari lo fanno per questo. Nel mio caso penso che sia naturale, perché ovviamente il libro ha molto più spazio per raccontare altre cose, e anche la possibilità di essere più tuo, cioè ognuno di noi può immaginare i personaggi in una maniera che è unica e non somiglia a nessun altro, mentre un film ovviamente ti impone quell'immagine lì. Mi è molto piaciuta la scelta dell'attrice, perché penso che forse non saranno d'accordo con me molti uomini, ma per me è una dei film in cui è più bella, sì, perché probabilmente mi cattura, anche se non somiglia poi precisamente al quadro. E ovviamente un film di quel tipo ha anche delle necessità un pochino più di romanzare, nel senso cinematografico, le cose, quindi lì forse il rapporto col ragazzo, col figlio del macellaio, che poi sedurrà in qualche modo, ma in un modo molto meno affascinante che il pittore Vermeer, la ragazza prende più piede, e quindi quelle cose di cui parlavo prima, cioè il rapporto con la materia, il racconto di come si fanno i colori e come si costruisce un quadro, è un po' più sacrificato, che per me è una delle parti più belle del libro, cioè trovo che sia la cosa più interessante, almeno è un qualcosa che ti porta altrove, che ti fa scoprire dei posti nuovi, ti fa sentire per una volta nello studio di un pittore, che è un luogo sconosciuto, un po' come quando non sai cosa succede nella stanza dei provini, quindi non sai come si crea un personaggio, cosa succede, e quindi quei luoghi misteriosi come gli atelier sono un po' svelati nel libro e meno forse nel film.